Al bar sport non si mangia quasi mai. C'è una bacheca con delle paste, ma è puramente coreografica. Sono paste ornamentali, spesso veri e propri pezzi di artigianato. Sono lì da anni e i clienti abituali ormai le conoscono una per una. Entrando dicono: la meringa è un po' sciupata oggi, sarà il caldo? Oppure: ostia però, è ora di dare la polvere al Krapfen! Solo qualche volta il cliente occasionale osa avvicinarsi al sacrario. Una volta, ad esempio, entrò un rappresentante di Milano. Aprì la bacheca e si mise in bocca una grande pastona, bianca e nera, con sopra una spruzzata di quella bellissima granella in duro alluminio che sola contraddistingue la pasta veramente cattiva. Subito nel bar si sparse la voce: hanno mangiato la Luisona! Come? Io mangio la Luisona? Per la paletta! Ma come faremo adesso senza la Luisona? No. La Luisona era la decana delle paste. Si trovava nella bacchetta dal 1959. Guardando il colore della sua crema, i vecchi riuscivano a fare le previsioni del tempo. La sua scomparsa fu un colpo durissimo per tutti. Il rappresentante fu invitato ad uscire nel generale disprezzo, ma nessuno lo toccò, perché quel gesto malvagio già conteneva in sé la più perfida, tremenda delle punizioni. Infatti fu trovato, appena un'ora dopo, nella toilette di un autogrill di Modena, in preda dei grandissimi dolori di stomaco. La Luisona, la decana, si era vendicata. La particolarità di queste paste, infatti, la non facile digeribilità. Quando la pasta viene mangiata, per prima cosa la granella buca l'esofago. Poi, quando la pasta arriva al fegato, questo la analizza e rinuncia, spostandosi di un colpo a sinistra e lasciandola passare. La pasta, ancora intera, percorre l'intestino e cade a terra intatta dopo pochi secondi. Se il barista non ha visto niente, potete anche rimetterla nella bacheca e andarvene. Oggi però, quando andate in giro per bar, e di Luisone in agguato ce ne sono molte, eh? Mark Band, eh?